Allora, questo è il dolce, il bianco mangiare, okay. Che è un dolce fatto con latte, fecola di patate, zucchero e mandorle tritate. È un dolce molto povero siciliano. Molto antico. E questo invece è il risotto con funghi e piselli e un po' di pancetta, e questa è una frittata con basilico, prezzemolo, e c'è anche quella col pomodoro. Frittata col basilico. Scoprire la cucina povera, non solo perché il momento di crisi impone un ritorno ad abitudini meno dispendiose, ma anche e soprattutto perché l'alimentazione sottoposta a regimi industriali e filiere commerciali spesso sottrae anche proprietà nutritive. Insomma, una questione che riguarda la salute pubblica. Sul lungomare di Napoli, nel fine settimana, l'iniziativa di ActionAid patrocinata dal Comune di Napoli. Una serie di iniziative per far riscoprire concetti come i chilometri zero ed il diritto al cibo, con punti di informazione, sottoscrizioni ed assaggi della cucina povera e di cibi e bevande senza glutine, per valorizzare i prodotti del proprio territorio e tutto ciò che proviene dal prodotto in sé, compresi i cosiddetti scarti, da proporre in modo semplice e seguendo una tradizione che oggi, nelle abitudini dei consumatori, appare troppo lontana.